Messina, terza città in Italia per il servizio di raccolta porta a porta integrato, prima città in Sicilia per il riciclo di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Io devo dire sempre grazie alla Polizia Metropolitana e alla Polizia Municipale per il grande lavoro che fanno quotidianamente. Purtroppo però combattiamo con un atteggiamento culturale di chi ritiene di doversi liberare di qualsiasi cosa, magari rivolgendosi a persone che non sono naturalmente iscritte o sono comunque ditte iscritte naturalmente alla Camera di Commercio e quindi possono effettuare questi lavori, che poi naturalmente vanno a conferire questo materiale dove capita prima, come per esempio per i colli. Quindi anche lì ci deve essere una responsabilità da parte di noi cittadini, che dobbiamo anche capire ed essere, avere quel piccolo particolare nel rivolgerci a chi naturalmente può effettuare determinati lavori. Seguendo quella che è l'attività della squadra che supporta Messina Servizi, appunto della squadra della Polizia Municipale, questi sono controlli che vengono fatti quotidianamente e lo si fa naturalmente vivendo la quotidianità e soprattutto pattugliando la città. Quindi vengono fermati i mezzi che naturalmente quando si trasporta dei rifiuti devono avere un formulario. Ecco, quindi devo dire grazie veramente alla Polizia Municipale e Metropolitana perché ogni giorno è presente in città e anche di notte con varie pattuglie che verificano anche quelli che sono gli abbandoni o il trasporto di rifiuti illeciti.